È stato arrestato all'Aquila Ivan Di Berardino, pugile 37enne di Avezzano, campione italiano di pesi massimi, per aver violato una serie di disposizioni a suo carico del tribunale. L'uomo è accusato di violazione della misura di sorveglianza speciale e di essersi allontanato senza alcun permesso da Avezzano per raggiungere il capoluogo di regione. Di Berardino è molto conosciuto ad Avezzano e non solo, anche per via di un passato un po' turbolento che l'ha caratterizzato, riscattato poi però con la fama dovuta al pugilato. A Brescia lo scorso dicembre Di Berardino aveva conquistato il titolo italiano dei massimi, sconfiggendo il triestino Fabio Tuac per KO alla seconda ripresa. Era arrivato all'Aquila con la sua macchina, sprovvisto di patente, per andare a trovare l'ex compagna con cui ha avuto una figlia che vive con il padre ad Avezzano. È stata la donna preoccupata a segnalare la sua presenza ai carabinieri. È stato quindi fermato nei pressi di Gignano da una pattuglia dei carabinieri di Paganica, che lo ha prima accompagnato in caserma per gli accertamenti e successivamente, su disposizione del giudice, è stato portato a domiciliare nella sua abitazione di Avezzano. Il pugile, attraverso il proprio avvocato, l'avvocato Antonio Pascale, ha spiegato le ragioni della sua fuga. Sa di aver sbagliato, ha detto il legale, ma non aveva alcuna intenzione di creare problemi, voleva solo incontrare la sua compagna per dirle di tornare dalla bambina. La piccola vive con lui, infatti, e non vede la madre da qualche mese. La stessa spiegazione è stata fornita anche ai carabinieri che lo hanno fermato.